Ah, il doppio. Ok. Allora, tanto l'avete sentito, posso parlare su questa cosa? C'è la sigla finale? Sì, sì. Via libera. Ci siamo? Ok. No. E allora? Abbiamo capito, c'è l'aperitivo, il seminario e il concerto. Secondo me. Allora, intanto che loro fanno queste, dicono queste cose, vi dico un paio di cose che possono esservi, non dico utili, ma possono essere interessanti se avete voglia di andare a scoprire queste cose, di andare ad ascoltare quello che è. La bellezza, bellezza, non so come vogliamo chiamarla, diciamo, quello che ha reso magico tutto questo mondo e che ha fatto sì che io mi ci avvicinassi, nel senso che molti musicisti, come Elvis Presley, come tantissimi altri, si sono avvicinati a questo mondo, è la semplicità della struttura armonica e melodica che è alla base di questa cosa, rispetto al jazz che ha strutture molto più, non dico complesse, però bisogna conoscerle, nel senso, la maggior parte, anzi potrei dire tutti, non li ho conosciuti personalmente, ma da quello che ho visto, da quello che ho sentito, da quello che si è letto, sono musicisti tra virgolette ignoranti, cioè passatemi il termine, nel senso che hanno una conoscenza musicale molto limitata, come queste due persone che sono sedute qui davanti a voi oggi. Nessuno di noi due ha studiato, nessuno di noi due ha avuto la possibilità di... No, lui forse adesso sta cominciando proprio perché si è sentito con l'elementare, siamo arrivati all'elementare. Però questo, che è sicuramente per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto tecnico piuttosto che forse una pecca, per quanto riguarda quel tipo di musica, cioè per quei musicisti lì e per il modo che noi abbiamo di affrontare la musica, è un regalo meraviglioso, perché non hai nessun tipo di barriera, cioè hai la possibilità, come dicevo prima, su una struttura molto semplice, che è una struttura in 12 battute, come si usa dire, la libertà di esprimere qualunque tipo di feeling, sentimento, voglia che tu, tutto quello che ti... ti aiuta ad essere veramente te stesso, nel senso, non hai canoni, non ci sono. C'è la bellezza di queste 12 battute, che sono quelle che adesso andiamo a suonare, ve le faccio sentire, e la possibilità lì sopra di suonare su una scala che fino ad allora, cioè le note sono 7, sono quelle, e non è che si è deciso, ma la sonorità che è venuta fuori non fa altro che cancellare due delle 7 note, non se ne usano 7, se ne usano 5, cioè è molto semplice, 5. E quello che si va a suonare, il bello di quella roba lì è che quando poi avrete piacere magari di ascoltare un po' di cose, è sentire come suonano le pause, come suona il silenzio, cioè l'attacco rispetto a una nota dopo l'altra, l'attacco, l'utilizzo di questa pentatonica meravigliosa è fatto in maniera che ti arriva diretta qua, io non so per quale motivo, ma ti arriva diretta qua. Ora noi proviamo a fare una cosa che è quella cosa che lui ha inciso nel 42. E immaginate che prima di questo era come prima dei Beatles, quando si ascolta, cioè non c'erano i Beatles, sono arrivati e c'era uno schiaffone. Perché a noi oggi sembra tutto normale, ma non lo era così, non era così normale. Cioè sentire questi che cantano Can't Buy Me Love, non era normale così. Cioè da noi si cantava Papaveri e Papere quando c'era questa roba. Cioè immaginatevi che cosa, che forza che aveva questa cosa. Questo è quello che succede nel 42. Cioè lui suona una cosa di questo tipo per la prima volta. Andiamo in sol. The college stormy Monday, a Tuesday just as bad.
coming Monday. A Tuesday just as bad. Wednesday is worse. Saturday I go hard to play. Yeah, the eagle flies on Friday, baby. And you know what? On Saturday I go out. Sunday I'm going to the church. When I kneel down and I pray.